Ciao da Wolfini e bentornati nell'Homewolf 92 Channel. Oggi vi parlerò delle icon mancanti che sono state annunciate riguardanti FIFA 19. Sono uscite veramente tantissime carte importanti, quindi proprio per gli appassionati del calcio, chi insomma seguiva il calcio anche diversi anni fa, può levarsi veramente tante soddisfazioni perché ci sono dei nomi importantissimi come Veron, Trezeguet, Klose, Scholz, Baresi, Figo, Stoichkov, Best, insomma tantissimi giocatori come potrete vedere in schermata, fortissimi. Ma oggi vi andrò a parlare di due giocatori che secondo me sono top, mentre due che sono flop. Iniziamo subito con i due top. Il primo è George Best. George Best è una carta con 93 di velocità, 91 di tiro, 84 passaggio, 94 di dribbling e 71 di fisico. Un overall di 93 totale, è veramente una carta fenomenale e già un paio di anni fa era super utilizzato, quindi ragazzi sicuramente su FIFA 19 sarà una delle carte più fastidiose che ci ritroveremo insomma contro come avversario. Ma allo stesso tempo anche utile per chi lo utilizzerà. Mentre la seconda carta è Stoichkov, ragazzi. Probabilmente la carta è anche migliore di quella rispetto a Best, con 92 di velocità, 93 di tiro, 86 di passaggio, 92 di dribbling e 86 di fisico. È veramente, ragazzi, un attaccante fortissimo. Sicuramente si potrà utilizzare anche come trequartista, quindi sarà un top giocatore da utilizzare e ve lo consiglio sicuramente. Passiamo ai due tra virgolette flop, perché sicuramente sono delle carte fortissime ma molto probabilmente non verranno più di tanto utilizzate su FIFA, perché chiaramente sapete benissimo che FIFA magari punta molto più sulla velocità, i giocatori ovviamente che noi utilizziamo in campo, quindi magari va meno a favorire i giocatori con velocità più bassa. Quindi andiamo subito ad analizzare il primo, sempre ricordate tra virgolette flop, che secondo me è Baresi. Baresi con una carta di 93 di overall ha 70 di velocità e questo molto probabilmente sarà la cosa che diciamo lo penalizzerà di più, però sicuramente ha 95 di difesa e 82 di fisico e secondo me se il gameplay fosse fatto meno sulla diciamo base della velocità, quindi principalmente sulla velocità dei giocatori, sicuramente sarebbe il difensore più forte del gioco. Soltanto che se ci andiamo a basare su FIFA 18 probabilmente non verrà utilizzato. Mentre la seconda carta è Pavel Nedved. Pavel Nedved che ha un overall di 91, ovviamente parliamo sempre delle carte finali, però con 85 di velocità un esterno, ragazzi, è veramente poco, sempre in base a quello che ho detto fino ad adesso, però comunque ha 88 di tiro, 90 di passaggio, 90 di dribbling e 80 di fisico, quindi è una super carta, però molto probabilmente messo a paragone con altri, sicuramente costerà anche tanto, alla fine non verrà utilizzato da molti. Ed infine vi voglio parlare dell'ultima carta che secondo me sarà una di quelle più utilizzate e sto parlando proprio di Ballack, il centrocampista tedesco che, ragazzi, ha un valore totale di 91 ma 81 di velocità come centrocampista, 90 di tiro, 88 di passaggio, 83 di dribbling, 80 di difesa e 86 di fisico, quindi una carta super completa. Lasciatemi scritti qui sotto i vostri tre giocatori preferiti di questa lista, quindi chi vorreste vedere nella vostra formazione, e scrivetemi quali sono le icon che secondo voi dovrebbero aggiungere, proprio perché magari mancano ancora tanti grandi giocatori che non sappiamo se verranno messi su FIFA 19, e faccio un esempio come Zidane, Totti. Quindi lasciatemi un commento qui sotto e noi ci vediamo presto con un prossimo video.